Eccoci rientrati amici di pomeriggio, vi andiamo ora a presentare l'ospite che avevamo annunciato prima ed è il sindaco di Pietracamela, Antonio Villani. Benvenuto sindaco all'interno della Grazie, nostra grazie. trasmissione. Grazie dell'invito. L'obiettivo è quello un po' di conoscere più da vicino questi comuni del territorio teramano e non solo. Oggi ci troviamo in una perla del Gran Sasso, perché si trova proprio ai piedi del Gran Sasso, un territorio fantastico che ogni anno richiama tantissime persone, tantissimi turisti, nonostante le difficoltà che ci sono state in questi anni. Come amministrazione comunale, cosa state facendo per cercare di rilanciare un territorio che purtroppo ha sofferto non solo per il sisma, ma anche per altre problematiche? Bene, innanzitutto grazie per la perla, perché sì, è un territorio molto bello, non lo dico io perché sono di parte, ma lo dicono tutti. È un territorio che negli anni passati, fino agli anni 90, è sempre stato un polo di attrazione turistico, sia invernale che estivo, soprattutto invernale perché avevamo gli impianti di risalita, si poteva praticare l'attività dello sci, c'erano diversi alberghi aperti e quindi le attività andavano molto bene, anche d'estate con sentieri, escursionismo, alpinismo. Adesso chiaramente le condizioni sono un pochino cambiate e diciamo lo scopo della nostra amministrazione era quello un pochino di risollevare le sorti di questo paese sotto due aspetti fondamentali. La ricostruzione post-sisma, che è ancora purtroppo molto rallentata e ferma dal 2009-2016, e sia per quanto riguarda invece il turismo. Come sapete, gli impianti di risalita sono un problema amministrativo, giuridico, amministrativo, adesso c'è un sequestro giudiziario da parte del Tribunale e il 28 ottobre ci dovrebbe stare una sentenza, perlomeno per poter arrivare a una transazione, quindi vendita di questi impianti all'attuale custode, gestore, naturalmente se si trovano le condizioni, per poter ripartire, perché è inutile illudersi, ma insomma quella è una località turistica che nasce all'insegna dello sci e delle attività invernali e senza questo tipo di attività chiaramente va molto in sofferenza. Però di contro noi non siamo stati fermi perché abbiamo puntato molto sulla destagionalizzazione e abbiamo puntato molto o stiamo, diciamo meglio, stiamo puntando su delle attività alternative. Avevamo messo in campo un bel progetto che era quello di una zip line che dovrebbe collegare Pietracamela con Intermesoli. Tutto questo mondo delle zip line, dei ponti tibetani, hanno fatto la fortuna di tantissimi Ci sono paesi. diversi comuni in Abruzzo che hanno C'è fatto qua questo. centro, quello è la zip Che l'ho line. provato in prima Ah persona, sì, cioè è complimenti. stato molto Quindi bello. Cioè. se dovessimo avere la fortuna di farlo, sarai nostro ospite, graditissimo. Perché hanno svoltato, hanno cercato, hanno dato un'alternativa a questo turismo. Il progetto è finanziato dalla Regione con 1.200.000 euro di spesa. Attualmente il soggetto attuatore è la provincia, sta ancora in fase di progetto di progettazione esecutiva perché pare che mancano i pareri della sovrintendenza e ancora il parco che ancora ha qualche obiezione da fare. È così come abbiamo messo in campo il progetto di Outdoor Pietracamela. Un progetto che cerca di Noi abbiamo portare. già seguito, comunque Sì, abbiamo hai presentato agli capito. amici di Rete 8 questo importante programma di valorizzazione del È un territorio. progetto che nasce nel 2023 in associazione con Itaca e porta, dovrebbe, allo scopo fondamentale di stimolare la visita e la vita, insomma, del nostro territorio attraverso l'escursionismo, l'alpinismo, anche la storia, conoscere un pochino la storia, con dei professionisti della montagna, i clienti, tutti costoro, quelli che vogliono venire, le persone che vengono sono assolutamente, non devono versare uno spendono un euro, è tutto un progetto finanziato al PNRR per un totale di circa 300.000 euro. Le associazioni verranno poi pagate con questo progetto PNRR e diciamo, le persone, la gente che viene, può godere dei nostri territori vivendo una bella esperienza gratis. È un contesto molto bello e particolare, giustamente come diceva lei, il turismo è cambiato, anche il meteo è cambiato e questo comunque porta a modificare un po' l'organizzazione interna. Sì, la questione degli impianti di risalita è una problematica che personalmente come giornalista seguo da tanti anni.
Però cambiare la tipologia di turismo può essere anche un valore aggiunto per un intero territorio, non solamente per il comune di Pietracamera. È assolutamente così. Adesso pensare di focalizzarsi soltanto sull'attività invernale è riduttivo. Si consideri che lo scorso anno lo zero termico non è mai sceso sotto, almeno ai prati di Tivo, al di sotto dei 2000 metri, quindi abbiamo avuto un po' di neve soltanto fino alla Madonnina, quindi fino a 2000 metri, quindi pensare di poter sfruttare al 100% delle piste di risalita che stanno a 1500 metri circa diventa sempre un pochino difficile, perché i cambiamenti climatici dobbiamo farci i conti tutti quanti, però questo non significa che noi li dobbiamo abbandonare, ci sono soldi pubblici, perché ricordo che quegli impianti che sono i prati di Tivo sono stati comprati con soldi pubblici, praticamente con dei finanziamenti negli anni passati, sia per quanto riguarda la Seggio Cabinovia, che è di proprietà della provincia, sia per quanto riguarda gli altri due impianti. Quindi dobbiamo comunque riprendere in mano quel po' che c'è, casomai migliorarlo se è possibile, e trovare appunto queste alternative che noi cerchiamo di mettere in campo. Ho notato che ci sono già diversi imprenditori che stanno tornando ad investire in questo territorio. Questo significa che c'è, quindi c'è tanta carne al fuoco, possiamo dire, ecco, così. Questa è la vera bella notizia che trapela negli ultimi tempi. Ci sono alcuni imprenditori che pensano che questo territorio ancora meriti attenzione. Si sta ristrutturando un grande albergo, speriamo che nel 2025 potrà essere funzionante. Un altro imprenditore ha acquistato il Miramonti, hotel storico certo. Del nostro comune, ma dell'intera provincia, forse anche della regione. E su questi imprenditori noi ci contiamo molto, confidiamo molto nella loro buona azione, perché fondamentalmente, dico spesso agli operatori turistici dei prati di Tivo, che poverini fanno quello che possono, perché le difficoltà sono tante. Io, come ho sempre detto, non finirò mai di ringraziarli per il lavoro che svolgono, ma la svolta dei prati di Tivo non è tanto più il turismo che noi ci possiamo inventare, quello cerchiamo di farlo tutti quanti insieme, ma creare delle strutture ricettive che abbiano un valore. Cioè non si può più pensare di tenere l'albergo stile anni 60-70. Oggi il turista vuole un comfort straordinario, fatto di spa, fatto di servizi, soprattutto. Di servizi importanti, perché se uno passa un weekend in Alto Adige, anche soltanto stare in albergo è piacevole. Quindi è importante questo, che speriamo che questi imprenditori, questi due che ho citato, ma anche altri, possano darci una mano. Uno dei fattori molto importanti è quello della viabilità. Si è parlato di una strada di collegamento tra l'uscita dell'autostrada Colledara con il suo comune, lì l'iter si è fermato poi. Allora, è un progetto che dunque ci siamo insediati a ottobre 2021, quindi sono 3 anni pieni. Adesso già questo progetto c'era, ci sono state anche delle interlocuzioni in provincia, so che erano stati spesi, adesso non vorrei sbagliare, ma circa 500.000 euro per mettere su un progetto. Ma naturalmente quello è una cosa molto molto importante, però lì ci sono dei problemi sia tecnici sia anche di vincoli, perché poi sarà il parco a dare l'autorizzazione per il passaggio di quella strada, che poi comprende sia il comune di Isola, mi sembra Colledara, sì. Scende giù fino a Montorio, esatto. Risale fino al comune di Fanatriano e arriva a Pietracamera, prendendo varie zone. Quello sarebbe una svolta importante non solo per Pietracamera, ma anche per tutto quanto il territorio, però è lungi dal venire, insomma. La cosa bella del suo comune è comunque che state lavorando anche per le nuove generazioni. Ho visto che sono stati costruiti degli impianti sportivi di ultima generazione, perché c'è un campo da padel, se non sbaglio. Su questo mi sono beccato diverse critiche. Io da appassionato padelista, cioè a me piace questa. C'è uno zip, una mano e la zip line, sei praticamente quindi, il turista perfetto per Pietracamera. E come detto, ti aspettiamo. Bene, molto volentieri. Noi ci siamo beccati parecchie critiche su questo progetto, che in realtà non è che riguarda soltanto il campo di padel. Erano già presenti degli impianti sportivi in quell'area. Pietracamera è un paese a vocazione turistica d'inverno, d'estate soprattutto, la gente che veniva si dilettava anche a fare tornei di tennis, tornei di bocce. Già erano preesistenti, soltanto che stavano in uno stato di abbandono. Attraverso un progetto PNRR siamo riusciti a recuperare 360.000 euro.
E con questi abbiamo fatto una rigenerazione, stiamo facendo perché adesso c'è stato un problema tecnico con le ditte, vabbè, insomma, sono Vabbè, tutte cose comunque cose che burocratiche, si risolvono. perché avremmo dovuto chiuderlo a giugno passato, poi per problemi tecnici delle ditte, di rapporti con le ditte, come spesso succede negli appalti pubblici, c'è stato qualche ritardo, speriamo di completarlo al più presto. Era o non è, ripeto, è una rigenerazione, una rifunzionalizzazione di uno spazio già preesistente e quindi abbiamo rimesso a nuovo il campo da tennis, abbiamo rimesso a nuovo il campo di bocce e poi c'era un'area che era destinata a un campo polivalente, in realtà abbiamo pensato di fare un campo di padel visto che va molto di moda. Qualcuno che mi ha criticato per questo aspetto ha detto che noi abbiamo speso 300.000 euro per il campo di padel. No, abbiamo speso per il campo di padel, stiamo soltanto circa 100.000 euro, qualcosa di più. 360.000 euro è tutto il progetto che comprende sia il campo di padel, campo polivalente, tennis, calcetto e anche quello che ci si può giocare, il pallacanestro. Il campo di bocce, ci sarà anche un piccolo chiosco per un barrettino se si vuole fare un'attività ludica anche serale, gli spogliatoi nella parte bassa e tutta la rifunzionalizzazione dell'area che è completamente abbandonata. Avete anche riqualificato un parco giochi, ma una delle problematiche che i comuni piccoli dell'entroterra vivono costantemente è quella della connessione internet. Voi ho visto che state comunque lavorando per portare l'alta velocità proprio per internet. Proprio in questo periodo, in questi mesi, soprattutto nel mese di settembre, c'è stata l'Open Fiber che sta lavorando per portare la connessione internet. Poi a Pietragamela, così come nei comuni di montagna, ci sono dei problemi di connessione con i grandi operatori della TIM, della Vodafone, cioè non sono sempre così, come dire, efficienti. E mi ricordo che in questura, in prefettura, c'è stato un incontro anche con alcuni operatori della Vodafone in quell'occasione, cui sollecitavamo una maggiore presenza. Ricordiamo che il nostro territorio di montagna, laddove le comunicazioni sono fondamentali, perché, ed è un fatto purtroppo di cronaca recente, ci possono stare degli scomparsi in montagna, quindi la ricezione, diciamo, del segnale internet, del segnale telefonico, non è importante, è fondamentale. Certo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sì, in momenti di difficoltà. E per tornare al discorso della rifunzionalizzazione anche di quel piccolo parco giochi, anche quella era una discarica, abbiamo rifatto un piccolo parco giochi, anche lì aiutandoci con dei fondi PNRR di 20.000 euro per quanto riguarda un parco giochi, l'acquisto diciamo, di attrezzi per la ginnastica, per fare un po' di sport, anche per disabili. Ed è questa una cosa a cui noi, insomma, siamo molto attenti. Ripeto, la zipline, a proposito, se va in porto, è una delle poche zipline che può essere utilizzata dai disabili. Sindaco, siamo arrivati alla fine di questa intervista. L'ultima cosa, io ho notato, vivendo un po' quel territorio, passando in quel territorio, che sono tanti cantieri aperti. Questo significa che anche i cittadini stanno riqualificando i propri appartamenti, le proprie strutture, anche per essere pronti per iniziare a ampliare un po' il discorso all'interno del comune. Sì, questo è vero, quello che tu hai visto sono cantieri soprattutto della ricostruzione. Sulla ricostruzione, come ho detto all'inizio, noi puntavamo su due aspetti fondamentali, la ricostruzione e il turismo. La ricostruzione è complessa, però stiamo lavorando con l'USRC dell'Aquila per un progetto integrato che possa riprendere, che possa far sì che si possa ricostruire soprattutto gli aggregati del borgo, perché la parte del borgo è quella più messa, quella più malandata ed è anche quella più difficile da ricostruire. Speriamo bene. Ringraziamo il sindaco di Pietragamela, Antonio Villani, che sicuramente rincontreremo un po' per avere aggiornamenti su questa zipline che in prima linea mi mette la curiosità di Speriamo. scoprire questa nuova avventura per il territorio taramano, perché rappresenta veramente poi qualcosa di importante per tutto il territorio. Io, sindaco, la ringrazio per essere Grazie a te. intervenuto. Un ringraziamento, amici, ovviamente adesso ci guardiamo insieme il promo di All'Abruzzo Racconta e poi torniamo nuovamente in studio.